onore a noi, e senza onore non si può essere mascoli. Compare, l'avete saputo di Sant'Argento? Ah, ma questa tarara è invitando di trovare che ammazzò sua moglie. Silenzio, signore! Entra la corte! Le ricordo che siamo qui per giudicarla. Tarara! State tranquillo, signor Argento, che vi scagioneranno sicuramente. Vostra moglie Rosaria Femminelli. Imputate Argento, avete sentito di che cosa siete accusati? Non mento, l'ho fatto, ho ammazzato mia moglie. Avvocato, chi sarà di me? Buenos días, soy Sonia de Clamerín. Bueno, qué bonito. Pero vosotros no estabais en el concierto. Es un aficionado suyo. No, no le creo, no es verdad. Yo solo soy guardián. Hoy es el 26 de abril de 1937. Silencio. Hoy todo se ha quemado. Bellissima, una bambola, una madonnina, una rosa di maggio. Ero nata io, una femmina. La domenica vestiti di rosso. Ti prego, resta con me per sempre, amore. Ogni alba, ogni tramonto, ogni inverno, ogni primavera. Lascia che sia il mio tempo ad amarti. Professore, professore, svegliatevi! E diteci dov'è la signorina Nerina Spanò, studentessa universitaria di Vulcanello. Chi è Calogero Marrone? Vi verranno a prendere oggi stesso. Lo so cosa mi aspetta. Dina, amore mio, stanotte non ho dormito. Tremo al pensiero di ciò che mi faranno. Siete stati tu ed i ragazzi ad insegnarmi a vedere fuori di me, a guardare con rispetto i più deboli. Perché Dio ci ha creati liberi ed uguali. Ma mi raccomando, qualunque cosa succeda, perdonate, miei cari. Non coltivate propositi di vendetta.
spinta dalla curiosità di sapere. Cosa pensi dell'informazione odierna? Tocca a noi cercare di capire. Penso che è l'informazione reale. Perché esiste l'informazione. Qual è il modello ideale se fa l'informazione? Io credo che sia un estintore. Secondo me oggi corrotta. Diretta. Dania. Libertà di parola. Nessuna carta di nascita lo certifica, ma sua madre ha detto così. Ricordati questo nome, Luciuzza. Ricordati che sei una salvo e che il tuo nome porta e riceve salvezza. Signor Conte, mi ha fatto chiamare? Ninnalò, minchia di un nano, perché non mi ha avvisato che stava arrivando la nuova serva? Devo comunicarvi una cosa importantissima. Potrebbe mandare dei messaggi in carcere. Per comunicare cosa? L'imminente rivoluzione. Sono ancora qui quelli scavezzacollo dei banditi. Come si sono permessi di entrare qui a Villa Italia? Vuoi dire che non sei la ragione dell'invito? Oh cavolo, briganti o fantasmi, sarebbe meglio che mi sbrighi. Bisogna fermarli, Cristo. Non possono rovinarci la festa. Hai capito il cavaliere? Drago, Mirabile, al rapporto! Non c'entrano niente le scarpe, il fatto è che lì fuori c'è qualcosa di strano. Basta con le sciocchezze, ragazzi! Ma certo, lei Aida Negri, si dice che sia l'amante del cavaliere. La vostra uscita di scena sarà spettacolare! In quanti sono questi pazzi che ridono? Sembra che dicano sul serio. Pare che in giro per la casa c'è qualcuno. C'è qualcuno. Hanno superato ogni limite. Bisogna farli tacere. Io riderò. Ehi, ma come ti sei conciato? Prego, signorina. Ma cosa fai? Ma scusi, ma sono moglie. Sei un essere inutile, fannullone, non vedrai un centesimo. Non si vuole neanche per spazzolarmi. Io penso ci sia stato un equivoco, ecco. Il mio orologio segna le 8:30. Qual è il colore di uno scrittore? Sono davvero cittadino. Dammi subito quella bottiglia. Senta, prof, questa cosa è proprio per me. Si è
siete una coppia adorabile. Allora, che succede? Ognuno di noi racconta un aneddoto della sua vita. Sono sempre stata la ragazza perfetta. Soffì che mio padre non torna a casa. Un'ora dopo mi urla: perché non hai chiamato il pronto soccorso? Provo a farle un massaggio cardiaco, ma lei era già morta. Avevo 11 anni ed era un giorno di scuola come un altro. Stavo salendo le scale e dopo il quarto quinto scalino ho sentito Zero mi ha detto: tutto bene, bambina? Sì, che fosse solo un caso o un gesto stupido. Filostra! Lontano perché non si reggeva nemmeno in piedi. Il danno è stato dopo. Dopodiché, l'unica cosa che mi ricordo è di essermi svegliata sotto una barella nel corridoio. Le lacrime versate, le urla. Ora invece, i grandi coming out che ho affrontato. Ragazzi, ho riflettuto parecchio sulla storia dell'isolamento e penso che la cosa sia più grave di quanto si possa immaginare. L'hai scoperto adesso? Fallo finire! Un gruppo di ragazzi ha fatto una scoperta che potrebbe cambiare le sorti dell'intera umanità. Infatti è stato scoperto un meccanismo che permetterebbe di poter respirare in luoghi ostili, come ad esempio in altri pianeti. Non si può intervenire, bisogna fuggire! C'era una volta Elisabetta da Messina. Fratelli, devo darvi una brutta notizia. Di, fratello. Ne va dell'onore della nostra famiglia. Ho appena visto Elisabetta amoreggiare con Lorenzo. Polinice, come ti hai pensato a chiamare Salva al cellulare? Non puoi essere così sprovveduto, lo sai che gli sbirri si stanno alle calcagna da mesi. Non possiamo permetterci. Ora sei tu il nuovo boss, cosa farai? Sistemerò le cose e riporterò l'onore alla famiglia. Non possiamo permettere che Polinice venga lasciato in pasto ai cani. Non posso azzardarmi a infrangere le loro regole. Devo andare, stai tranquillo, torno presto. Dotato di grande intelligenza. Credevi andare in Ferrafranca? Tu non sei nessuno. Cosa credevi di fare? Con quale coraggio uccidi i tuoi nipoti? Per me è come una sorella. L'affetto non conta. Ha sbagliato e deve pagarne le conseguenze. Stai facendo uno sbaglio. Io sono Creonte, il capo di Cosa Nostra. So quello che faccio.